Bella a tutti ragazzi, sono Sergio Adrian, bentornati sul mio canale e siamo qua con l'episodio 4 della carriera con l'Udinese. Ok, oggi voglio, oltre che giocare ovviamente, occuparmi anche un po' del mercato. Perché? Ho trovato un metodo, è comunissimo però, voglio mostrarvi il metodo su come prendere giocatori forti senza pagare niente, però non è un trucco, è una strategia, ecco. Allora, intanto c'è da andare sulle istruzioni di osservatore e mettere aggiungi nome, istruzione, qualsiasi posizione, qualsiasi attributi, oltre che qualsiasi bisogna mettere campione. Anzi, neanche qualsiasi, proprio campione. Campione vuol dire Messi, Neymar, Suarez, Courtois. E anni contratto 0-1. Età va bene tutto. E qui si fa per tutti i campi. In modo da poi cominciare a prendere giocatori a parametro zero. Anche qua vedete, lo faccio per anche tutte le altre istruzioni perché voglio solo questa cosa qui. Quindi guardate qui. Tutti i campi, poi ovviamente ci sono alcuni osservatori che porteranno cose diverse. Ok, allora qui le possiamo anche levare gli altri campi, tanto ci serve solo campione. E poi ovviamente i campioni verranno, come dire, selezionati rispetto alle nostre esigenze. Perché insomma, tra pagare un giocatore 50 milioni e dovergli pagare solo l'ingaggio, non è male. Allora, abbiamo già trovato uno. E questo è Zlatan Ibrahimovic, che ha il contratto in scadenza e che secondo me è utile, potrebbe anche venire per fare bene. Abbiamo preso informazioni perché ha il contratto in scadenza. Allora, simuleremo la prima partita col Sassuolo. Speriamo che vada bene. E va benissimo. Zapaterto è però stato espulso Hums. Vabbè, non demordiamo, andiamo avanti. Zlatan Ibrahimovic, 7 squadre decente, ok. Però è il contratto in scadenza. Vado è preoccupato, non mi interessa. Giocatore squalificato. Andiamo a risolvere il problema in squadra. Allora, Hums. Giocherà Badu per forza. Ertò, Danilo e Samir. Felipe tornerà a disposizione in panchina a discapito di Arbaoui. Continuiamo, andiamo avanti. Cerco di ora, cioè, sto cercando di restringere i tempi con gli episodi perché non voglio farli veramente lunghi. Si giocherà ovviamente contro il Napoli e poi si simuleranno gli altri. Ragazzi, non è una questione di tempo. Cioè, porta via tanto tempo una cosa del genere. Allora, aggiungiamo gli esercizi. Andiamo a allenare scuffette. Andiamo a allenare Valotti della primavera. Andiamo a allenare anche Letizia della primavera. Si passa a Pasciuti, il difensore centrale non credo ce ne siano, quindi si va ad allenare Mbakogu.
qui può migliorare qua e noi lo facciamo. Allora, vedete, guardate Pasciuti, c'è, cioè, aumenta tutto, guardate lì con che forza. Scuffetto già è passato a 74 e appunto ho sempre detto che questo ragazzo qua diventerà forte. Ecco i campioni in scadenza. Questi non sono proprio campioni. Allora, formazioni tagliate abbiamo per Barzagli, Carlos Bacca ed Hernanes. Ora chiederemo informazioni su tutti e tre, perché secondo me tra tutti e tre Hernanes è un giocatore che potrebbe fare bene a Udine. Ora tanto andiamoci a giocare con Napoli. Hernanes tutti usi di recente e andiamo a motivare Terò. Ecco, mi raccomando ragazzi, mai parlare male in conferenza stampa è una cosa controproducente. Non abbiamo intenzione di cedere Barzagli e appunto Bacca siamo venuti di recente, però ci aspettiamo una finestra di mercato e vedete che le cose andranno meglio. Qua Lilada nel nord, rifiutiamo l'offerta perché se possiamo meritarci di più. Con le nazionali Zapata, Romo, Gnucuri, Widmer e Montolivo. Vediamo un attimo da Germania. Formazione tagliata l'abbiamo per questi qui, ok. Untelar potrebbe essere un giocatore che in, come dire, in, anche se è vecchio ha sempre tanto da dare, così come Robben, però è una cosa a cui ci occuperemo nella prossima finestra di mercato. Allora, andiamo a giocarcela a Napoli e facciamo giocare Napoli con la maglia classica. E la partita può avere inizio. Io sono amante di divise classiche, infatti le ho tutte sbloccate. A parte l'ultimo pacchetto che appena finisco questo episodio andrò a sbloccarlo da me. Sempre se mi prende internet, perché sto caricando un altro video, sto caricando la prova di PES 2018, si fa strano sentirlo, ma io cerco di fare tutti i video di fila e poi fare prendere e caricare. Piove, è per quello. Ma si gioca. Piove a Napoli, come piove qua da me in Toscana, quindi è una partita divertente, non c'è nessun problema riguardo. E Stefano Nava, riflettori puntati quest'oggi sulla sfida tra Napoli e Udinese. L'Udinese, squadra che vuole confermarsi dopo il successo interno. Abbiamo la maglia del Napoli, tanto abbiamo modo di guardarla. Una vittoria convincente per 3-1, ma non vedo una favorita in particolare per questa sfida. Palla Terò. Ottimo Zapata, non la puoi sbagliare, non la puoi sbagliare. E non la sbaglia Zapata, non la sbaglia. Ed è 1-0. 1-0, Duván Zapata. Callejon rimane un po' schifato da quanto. Ma siamo male. 1-0 per l'Udinese. Nulla praticamente da quando ha iniziato la carriera. Si smarca Zapata e gliela tira in mano, gliela tirata in mano a Reina. Peccato, peccato, peccato. In realtà non lo so. Giaccherini. Attenzione, l'abbiamo preso da Giaccherini. Uno che non ha mai toccato campo quest'anno. Ce l'ha messa lì. Widmer. Perto. È un vero peccato, palla che finisce. Non potevi fare il secondo gol di fila, no? Ha lavorato di fisico, si è liberato bene dalla peccato marca, ragazzi, peccato, perché la partita si era messa bene, abbiamo cominciato anche a macinare gioco. Fofana. Ma almeno dammi tempo di. Vabbè, dai. Si riprende col secondo tempo, speriamo che le cose cambino, vadano meglio. Perché questa non si può perdere, non si può perdere, funziona dall'Anna che punta l'area. E De Paul non lo prende, però almeno potresti uscire a prendere la palla a Canesis, no? Invece che gare un calcio d'angolo e adesso fanno gol, adesso me lo sento come fanno. Ed è andata data bene, che Tonelli l'ha presa male. De Paul.
De Paul fa spallate. Ottimo, ottimo. Non la puoi sbagliare, Rodrigo. De Paul 2-1. Ottimo, ottimo. Che dribbling. Com'è? Si è girato in un fazzoletto. Un dribbling. Ci vogliono dei piedi delicati come i suoi. Beh, proprio non si può dire nulla. Non si può dire nulla. De Paul l'ha messa. Boh. Wilmer vuole la palla. Pronostico per la sfida prossima, quella che attende l'Udinese. Montolivo. Zapata! Duvan! Zapata! Un'altra doppietta messo, un'altra doppietta. 3-1 qua il Napoli. Rimarrà secco, rimarrà secco il Napoli qui. Siamo 3-1. Tutti i tonnelli da poter passare in vantaggio, adesso si trova sotto 3-1. Ma attenzione perché può fare subito il 3-2. E non ho capito come è riuscito a non farlo. Si ripartirà dal rinvio del portiere. Ha preso la traversa a porta vuota, ragazzi, a porta vuota. Montolivo non ce la fa più. Squadra ospite che sta per Bakogu, che sei fresco. Jerry in Bakogu. Jerry in Bakogu dentro. Duvan Zapata. Tripletta, tripletta e 4-1. È la seconda tripletta che faccio in FIFA 16. In un mese ho fatto una tripletta. Per due tripletta. La regia ci ripropone il gol. Ottimo, ottimo. 12 gol in Serie A. Si rincorre Higuaín adesso. Per vedere la situazione sotto controllo. Attenzione, Amsic, Isai, destro. Carnesis gliel'ha anche messa a mano, c'è da dire. No, Isai. Dio. La presa un'altra e la levata di porta Ertu. La levata di porta Ertu. No, non la levata di porta Ertu. La levata di porta punto. Fofana. Duvan Zapata. Duvan Zapata. Napoli praticamente tutto avanti. Non ci voglio credere, ha peccato di altruismo Duvan Zapata. E si chiude qui, si chiude 4-1, non pensavo di fare una partita così sinceramente. Non mi aspettavo una prestazione dei ragazzi così all'intervallo anche. Allora, come detto, simuleremo le prossime tre per accorciare proprio i tempi. Recuperiamo dati dal server. Cioè, ha segnato 12 gol Zapata, poi viene proprio Milik con 9. Poi Quagliarella con 8, cioè c'è una distanza, ragazzi. Allora, i sogni proibiti per Vertonghen. Vitor Valdés, 33 anni, vuol dire che ne ha 35 adesso. Beh, non costa neanche così tanto, però con Carnesis 79 e un... appunto scuffetta pronta a decolare, non so quanto mi potrà essere utile. Qualifica scontata appunto per Kums. Chiedete al posto di Baldu, che devo dire che non ha giocato male questa partita qui. Diciamo entra nell'Olimpo quasi scuffetta. Però abbiamo bisogno comunque di un portiere di riserva, comunque un portiere forte. Proveremo comunque a Donnarumma, cioè è un po' un'utopia, però credo che potrebbe anche farsi un'operazione così. Continuiamo gli allenamenti, ragazzi, in maniera ossessiva. Scusate. Questi saranno i futuri campioni dell'Udinese, quindi speriamo. Vanno costantemente tenuti in allenamento. Dobbiamo allenare anche Fofana, invece che Mbakogu, perché poverino non ne può più dalla stanchezza. E già Pasciuti va a aumentare a 49. Siamo ancora molto lontani, però insomma... Piano piano ci si avvicina, ragazzi, cioè non c'è tempo, cioè non c'è fretta, tutto. Il limite di tempo che abbiamo è FIFA 18, però insomma
Demo tempo per crescere ed emozionare ancora. Abbiamo un altro allenamento a disposizione perché c'è la pausa per la nazionale e allora non tarderemo ad allenare di nuovo i nostri giocatori. Scuffetta. I soliti. È una cosa, ragazzi, che va ripetuta e ripetuta questa cosa. Lo so che magari può rompervi un po' le scatole, può portarvi via tempo, ma ragazzi, è di fondamentale importanza per la crescita dei giocatori. Perché comunque i giocatori non crescono soltanto giocando. Hanno anche altri modi per crescere e credo che questi siano i migliori. Simulazione, ovviamente, non faccio l'allenamento tutto. Letizia già migliora da 47 a 48. Scuffet è già un pelo dal 75. Guardate un po'. È già un pelo a diventare 75 Scuffet. Abbiamo iniziato la carriera che era 72. Giocatori in... Non ha trovato giocatori qua. Non ha trovato giocatori anche in Germania perché trovare campioni a poco non è facile. Allora, questo Venuti ci interessa e lo andiamo a comprare. Non ci sono campioni in scadenza in Italia, ma noi abbiamo tutto il tempo, quindi attendiamo. La Turchia io rifiuterei, sinceramente. Apprezzo comunque tutte queste chiamate che mi vengono offerte, però non sono interessato adesso. Allora, mi sono sbagliato qua. La partita si simula contro la Sampdoria. Speriamo di vincerla. No, 1-1. Tero e Alvarez. Si scivola secondi a 2 punti dalla prima che è il Milan. Vuol dire che il Napoli ha riperso di nuovo. Peccato, ho mancato l'allenamento. Romo vuole giocare. Siccome simuleremo anche questa, lì si può anche dare la possibilità di giocare a Romo. Simuliamo. Deve essere una partita abbastanza facile, visti gli ultimi risultati del Chievo. E invece, insomma, ci hanno dato le fio da torcere. E abbiamo preso anche gol su rigore, che peccato. E siamo di nuovo secondi, però il Milan sta scappando. Grazie per l'occasione di Mise, magari se facevo fare Scuffet finiva in una maniera diversa, o anche Carnesis, ma non ci interessa. Dobbiamo rimanere su i nostri parametri e comunque continuare l'allenamento, appunto. Ovviamente, come ho detto nell'episodio precedente, più spunte verdi ci sono, più il giocatore guadagnerà di valutazione generale. Venuti è il nuovo arrivato, nuovo venuto, con la primavera, e qua Valotti. Andiamo a allenarli comunque costantemente. Scuffetta non migliora ancora. Mi aspettavo che migliorasse a 75, invece no. Pasciuti è già un 50. E comunque, ragazzi, prima di promuovere in prima squadra, i giocatori vanno tutti il più possibile nella primavera. Guardate qua, nessun potenziale è sceso, a parte quello di Valotti, che è sceso a 90. Ma finché non scende sotto 75, è un giocatore che diventerà più forte. Veramente molto forte. E sicuramente Pasciuti e Letizia saranno uno di quelli. Ok, vado. Ok, qui si gioca contro la Fiorentina. Vabbè, Bolivia rifiutiamo. Vuole una nazionale abbastanza importante. Prima di chiudere, però, andiamo a vedere le info della squadra. Vediamo, allora. Titolari, Samir sta migliorando e sta migliorando anche Widmer. Montolivo sta migliorando, De Paul pure. Fofana sta facendo un progresso incredibile, 70 più 3. Incredibile, Duvan Zapata pure.
E credo che Duván Zapata lo riscatteremo oppure riavremo una trattativa per comprarlo. Badu addirittura sta migliorando, Lodi sta peggiorando. Vediamo i giocatori in prestito. E normale, è quello che mi aspettavo. Allora, l'episodio si chiude qui. Alla prossima avremo l'episodio di Natale, perché appunto siamo a dicembre della prima stagione all'Udinese. Potete vedere la classifica, siamo secondi. E niente, io sono Adrian, vi saluto. Lasciate like, iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.